Bentornate! Ciao a tutte! Nuovo look, taglio di capelli per entrambe, nuova linea di cerchietti sobri. Questi sono appena arrivati al mio cerchettaro di fiducia. Bene, iniziamo! Allora, oggi, appuntamento del giovedì, faremo un porta bottiglia termico da abbinare. Io ho qualcosa che mi fa ombra ma non fa niente, sto un po' più indietro, da abbinare alla linea all'aria aperta che abbiamo già fatto, linea picnic. Quindi, oltre alla borsa termica che è lì in alto, video della settimana scorsa, oggi faremo semplicemente il porta bottiglia termico, che potrete conservare anche ad esempio nello zaino piuttosto che nella borsa da spiaggia. Ok, perfetto. Per fare questo progetto serve l'imbottitura termica, quindi l'Insul Shine, questa qua argentata che fa anche da... potremmo fare un pannello di quelli, andavano una volta negli anni 90, quelli abbronzanti che ti mettevi così e rifletteva la luce. Va bene, imbottitura termica, questa qua, Insul Shine. Tessuti di cotone, noi abbiamo scelto sempre un tessuto della linea di tessuti di cotone e, da arredamento, non mi veniva il termine, questi qua francesi che sono un pochino più robusti rispetto al tessuto americano. In questo caso abbiamo scelto del grigio azzurro lo scozzesino, quindi tessuti di cotone, e un po' di ritaglio di tessuti vari per fare un'applicazione se ce la volete mettere. E nel corso del video vi segnerò anche di lato le misure necessarie. Scusami, ti oscurerò un momento. Oddio. Te ne farai una ragione, vero? E la oscurerò un momento e quindi vi dirò che per fare questo progetto servono 2 rettangoli 20x19 di tessuto di cotone, 2 quadrati, in questo caso 19x19 di tessuto di cotone, e di nuovo 2 rettangoli 19x12 di tessuto di cotone. Delle misure 20x19 e 19x19 servono anche i corrispondenti in Insul Shine, quindi con il termico, e per il fondo serve un cerchietto di tessuto diametro 12, lo dovete tagliare sia nel tessuto di cotone che nell'imbottitura termica. Bene, rieccoti! Allora, procediamo dicendo che come vi abbiamo detto sono diversi rettangoli, diversi quadrati per fare questo tipo di lavorazione. Nello specifico noi abbiamo anche scelto un piccolo soggetto, un piccolo disegno che abbiamo applicato con la tecnica dell'appliqué in carta termoadesiva e cucito appunto festone su 2 dei 4 pezzi che vi ho detto di tagliare. Cosa abbiamo fatto? Allora, il nostro disegno si comporrà, ve lo faccio vedere, e noi abbiamo pensato di mettere nel rettangolo 20x19 questo orsetto mozzo, che è un piccolo marinaio che esce da una botte, e nella parte inferiore, quindi nel quadrato 19x19, il pezzo in fondo della botte con questo orsetto che esce da un buco e l'uccellino attaccato dalla parte. Perché abbiamo scelto queste due applicazioni separate? Perché il nostro portabottiglia sarà un portabottiglia con il saliscendi e quindi magicamente sparirà una parte del disegno e ne apparirà un'altra. Vediamo cosa salta fuori. Di tutto quello che vi stiamo dicendo in questo momento, vi ricordiamo che sul sito countrydoll.it è stato caricato sia il singolo cartamodello, quindi relativo all'applicazione in questo caso, perché le misure sono standard e le abbiamo già dichiarate liberamente per tutti, ma anche il kit con tutti i materiali per realizzarlo esattamente identico al nostro. Quindi eventualmente, se lo volete poi realizzare, lo trovate sul sito. Procediamo quindi con la realizzazione del portabottiglia. Le applicazioni le abbiamo termostirate con la carta termoadesiva. Non me ne voglia, di nuovo lo dico tutte le volte, chi non ha mai fatto questa tecnica, perché sulla nostra libreria ci sono infiniti video che fanno vedere come si fa un'applicazione con la carta termoadesiva, quindi ogni tanto tendo a non dilungarmi su questa tecnica.
L'abbiamo cucito appunto festone perché fosse perfettamente saldo attorno alla bottiglia. Può essere anche cucito con una cucitura dritta o con tutte le varie cuciture a mano. Per questo vi ricordo che è stata fatta una rubrica dedicata apposta alle cuciture per le applicazioni, che è il bigino del cucito, e nel bigino troverete tutte le tecniche che noi abbiamo reso disponibili per realizzare un'applicazione con la carta termoadesiva e quindi cucirla. Detto ciò, partiamo con i lavori, bando con le ciance, via che si va. Facciamo quello. Allora, Lauretta, partiamo da quello basso, abbiamo sì. detto. Il nostro pezzo basso è il quadrato 19x19. Quindi andremo a doppiare dritto contro dritto, uno contro l'altro, i due quadrati 19x19, uno dei quali avrà ovviamente l'applicazione. Fatto ciò, cosa facciamo? Facciamo una cucitura sola, laterale. Facciamo una sola cucitura laterale. Scegliamo un dato, un lato, quello oppure stesso, lo stesso, uno vale l'altro. Allora, diciamo che cuciamo sul lato destro e facciamo una cucitura a piedino. Prendiamo quindi due rettangoli 19x12, li mettiamo anche questi dritti contro dritto e andiamo anche in questo caso a cucire a piedino il solo lato destro. Ora ripetiamo la stessa operazione con l'imbottitura termica, quindi i due quadrati 19x19 li mettiamo uno sull'altro dritto contro dritto e anche in questo caso andiamo a cucire a piedino il solo lato destro. Per fermare l'insulshine, visto che scivola, ricordatevi che si possono sempre utilizzare le clip, sì. quindi il tessuto sempre con gli spilli, ma nell'insulshine meglio l'utilizzo delle clip. Prima di procedere con le successive lavorazioni, se preferite, visto che il tessuto in questo punto tenderà a sfilare, potete fare anche uno zigzag di pulizia su tutte le cuciture che avete fatto laterali. Io ve lo consiglio perché in questo modo, una volta che utilizzerete il vostro portabottiglia, non sfilerà più. Quindi ripetiamo la cucitura che abbiamo appena fatto e sopra facciamo uno zigzaghino a bordo di pulizia. Procediamo quindi con l'assemblaggio della parte inferiore. Prendiamo quindi il nostro pezzetto con l'applicazione e l'altro pezzettino attaccato attorno, sono i due quadrati 19x19, ci mettiamo sopra al dritto in questo modo i due rettangoli che abbiamo appena unito, ok? Così, guardate bene, sotto i due quadrati uniti e metto sopra i due rettangoli e soprattutto di nuovo i due quadrati che ho unito 19x19. Fermo tutto il mio pacchettino con due clip d'occasione, quello qua, fate coincidere bene le vostre cuciture, controllate che siano ben sovrapposti tutti gli strati. E a questo punto vado a cucire, ve lo faccio vedere su questo che si vede meglio, vado a cucire insieme tutti e tre i materiali con una cucitura a piedino. Ricordatevi di ripiegare le cuciture da un lato o dall'altro e di non lasciarle aperte. Ok, fatta questa cucitura andiamo a rigirare il nostro lavoro, aspettate che ve lo faccio vedere al dritto così lo vedete meglio, in questo modo, ripiegate ben bene, tirerà un pochino, ripiegate ben bene verso il basso il vostro tessuto, sistematelo per benino e poi andate a fare una ribattitura al dritto, cioè un'impuntura a piedino in questa parte. Se preferite, prima di andare a cucire potete anche fermarvela ben bene con gli spilli. Quindi andiamo a ripetere la cucitura in questa direzione, lungo questa linea, per fare una ribattitura in modo tale da tenere appiattito il tessuto in questo punto.
Intanto che avete il vostro lavoro completamente fermato con gli spilli e le clip, dopo che avete fatto la ribattitura in alto, facciamo una cucitura sul contorno, ma mi raccomando a bordo, con il punto molto molto allungato, quindi anche un 4,5 o un 5 se la macchina ve lo fa. Esatto, come se fosse un'imbastitura, solamente per bloccare insieme i materiali e far sì che questi non si muovano, ma non solo, ci eviteranno di tenere gli spilli per tenere fermo tutto il lavoro. Se preferite potete fare la stessa cucitura anche a zig zag, come volete. Bene, ora abbiamo il nostro pannellino cucito, dall'altra parte abbiamo l'imbottitura termica, dobbiamo quindi chiuderlo ad anello per mettere il fondo. Quindi cosa facciamo? Ripieghiamo a metà, qui c'è sempre la parte applicata, ripieghiamo a metà, fermiamo ben pari con le nostre clip, perfetto, per tenerlo ben unito, e poi andiamo a cucire insieme il laterale con una cucitura a piedino. Ricordatevi sempre di fare un piccolo avanti e indietro all'inizio e alla fine della cucitura per saldare bene la vostra cucitura. Prima di cucire l'anello, prima di cucire il fondo, dopo che avete cucito il cilindretto, diciamo così, fate anche in questo caso sul lato una cucitura zig zag per tenere pulito il lavoro, o se ce l'avete potete fare una rifilatura a bordo con la taglia cuci. Certo. Uniamo quindi insieme il cerchio di tessuto al cerchio di Insul Shine, di imbottitura termica. In che modo? Appoggiamo il tessuto, questo è al dritto, sulla parte imbottita dell'Insul Shine, ok? Quindi da una parte avrò il mio tessuto al dritto, da una parte avrò il laminato lucido argento. Facciamo quindi una cucitura a bordo, sempre col punto lungo, su tutto il contorno per fermarli insieme ed unirli. Ora dobbiamo unire ovviamente il cilindro al suo fondo. Quindi segniamo la metà del nostro cilindro, che nel nostro caso è facile perché abbiamo le due cuciture laterali. Segniamo la metà del nostro cerchietto ripiegando la metà e segnandolo con due spilli, la Laura l'ha già fatto, sì. E uniamo, glielo faccio fare lei, uniamo le due metà con le clip. Sì, è più facile. Si fa meglio perché il plastificato sta un po' più fermo se si mette la clip. Esatto. Tende a prendere di più, a scivolare. E andiamo pian pianino e facciamo il giro intorno. Esatto, andiamo a cucire quindi il fondo al nostro cilindro. In che modo? Appoggiando direttamente il cilindro sulla macchina per cucire e lavorando in maniera circolare. Si fa un po' fatica perché si lavora in piccolo, però pian pianino. È un po' come fare le scarpine degli orsi. Ecco, è un po' come fare le scarpine degli orsi. Prima o poi, ci viene. No, basta solo andare pian pianino, sì. Perché ovviamente il materiale è spesso. È un po' trito. E insomma non è proprio comodissimo. Sì, però va su. Però si cuce, non c'è problema. Tra l'altro per cucire questo qua, che è l'Insul Shine, non è necessario utilizzare il piedino da pelle, perché in realtà lui scivola bene, non fa molto attrito. Quindi vi consiglio sempre l'ago stretch o l'ago da jersey e il filo di poliestere sia sopra che sotto, ma il piedino può essere un piedino normale da cucito. Ok, anche per questo che abbiamo cucito sul fondo andiamo a fare uno zigzaghino di pulizia, o se avete la taglia cuci una cucitura di pulizia con la taglia cuci, che viene ancora più preciso. E poi passiamo alla parte superiore, giusto? No, ma veramente il vento nei capelli ti fa questo effetto cotonato. Si gonfiano dietro. Fa caldissimo. Ormai ci ho perso. Ma chi se ne frega? Ho mollato la presa. Cioè, facciano quello che voglio, l'importante è che siano puliti. Io non mi trucco neanche più per fare le riprese perché colo. Allora resto normale, nature. E questo è questo. Benissimo. Raddrizziamo, quindi rigiriamo al dritto e poi procediamo col pezzo di sopra. Prendiamo quindi gli altri due rettangoli che sono avanzati.
20x19, uno ricamato, uno no. Bellino, eh? Sì, è bellino. Ok, lui lo deponiamo un attimo da parte. Rimettiamo di nuovo dritto contro dritto i due quadrati restanti, quindi quello con l'applicazione color setto con il suo corrispondente, in questo caso sono due rettangoli 20x19, e andiamo a cucire a piedino tutti e due i lati questa volta, quindi sia quello destro che quello sinistro. Facciamo la stessa identica cosa anche con i due rettangoli di InSushine. Ricordatevi che il rettangolo è 20x19 e quindi noi andremo a cucire assieme i lati da 19, sia nell'InSushine che nel tessuto. Prendete ora un rettangolino di tessuto, questo qui è, ve lo dico subito, 5 cm per 20, ok? Lo ripiegate all'interno come se fosse uno sbieco e lo stirate. Non ve lo faccio rivedere. Ripiegate all'interno come se fosse uno sbieco e lo ripiegate di nuovo. Proprio come se fosse uno sbieco. Lo stirate così rimane bello fermo. Fermate con le clip. Okay. E poi andate a fare un'impuntura su tutti e due i lati lunghi per bloccare ovviamente la parte aperta e ribattere anche sull'altro lato in modo tale che sia simmetrico. Vai. Ci siamo quasi. Quasi ci siamo. Il nostro passantino che abbiamo appena realizzato lo tagliamo a metà, forbici. Tagliamo a metà e così realizzeremo, cioè avremo due piccoli passantini che metteremo ripiegati a metà e cuciti donde? Qui. Mettiamo dentro uno qui. Ah, ok. Prendiamo quindi la base, sì, sotto. Prendiamo quindi il nostro cilindro che abbiamo appena cucito dalla parte superiore e nella parte inferiore di questo cilindro andiamo ad attaccare ai lati sulla cucitura che ce l'abbiamo, ve lo faccio vedere da vicino. Attaccare ai lati il nostro passantino con una cucitura al bordo. Fermo con una clip. Ovviamente uno da una parte e uno dall'altra. Bene, cuciti i passantini, andiamo ad inserire, rigiriamo al dritto il nostro cilindro di InSushine e lo andiamo ad inserire all'interno. Sempre più difficile? No, però magari se la prossima volta lo facciamo per una botte è meglio, così è un po' più grande. E se la portano appresso e la legano alla cintura? Invece che per la bottiglia potremmo farlo per il fusto della birra. L'ho fatto anche per una bottiglia, no, per una bottiglia più da, un litro. Invece che farlo per una bottiglia, il prossimo lo facciamo per il fusto della birra, che così è un po' più grande. Ma le vengono queste idee ogni tanto e io la assecondo pure, le dico ma sei mamma carino, piace, facciamolo, la assecondo pure, però fa niente, dai, va bene. Allora, facciamo una cosa che non si fa mai, ok? Cosa andiamo a fare? Mettiamo uno dentro nell'altro il tessuto e il cilindro di InSushine, ve lo faccio vedere così, mi sembra di avere le mani da chirurgo perché non c'è tessuto, non riesco neanche a muovermi. Quindi tessuto al dritto e InSushine lucido, uno dentro nell'altro, e facciamo coincidere le cuciture che vedremo poco perché c'è il passante per fortuna. Però visto che c'è il passantino e qui dovremo passare diversi strati di tessuto, almeno l'imbottitura la andiamo ad aprire. Questa è una cosa che non si fa mai nelle cuciture, perché aprire una cucitura è l'equivalente di renderla debole, cioè facilmente strappabile. Però in questo caso lo facciamo perché così c'è un po' meno spessore da attraversare per la macchina. Allora facciamo quindi la stessa cosa anche dalla parte opposta. Fate combaciare le cuciture, è un po' più complicato vederle perché ovviamente c'è il passantino di mezzo, ma fa nulla. Fermate il vostro cilindretto con un paio di clips. Un paio? Ne ho messe quattro. Un paio di clips
e poi dopo andate a cucire tutta quanta la circonferenza a piedino dall'interno, quindi lo mettete sotto macchina di così, infilate dentro la macchina per cucire e girate in questo modo. È più facile. Dalle prossime riprese mi sta arrivando un nuovo cellulare e un nuovo apparecchio di ripresa. Dalle prossime riprese avremo una camera anche fissa sulla macchina per cucire. Così avremo 3 punti di presa. Era ora, dice il capo. Pian piano ci si performa. Sto guardando troppo le Olimpiadi. Bene, allora abbiamo cucito la parte superiore, adesso lo rigiriamo al dritto e ci troviamo in questa situazione qua. Sì. Bene, ora No. Quindi cosa facciamo? Adesso. Va messo uno dentro. Dio Bonino, ci avevo preso per una volta! Ma devo fare l'impuntura prima. E mi sembrava anche a me. Allora, mandiamo dentro l'imbottitura termica, così, e lo mettiamo a pari, ok? E poi qua sotto facciamo di nuovo una ribattitura al dritto per fermare l'imbottitura termica, così non scivola più giù. Le avete ribattute, quindi siamo messi così, abbiamo ribattuto la cucitura, molto bene, lo appoggiamo un attimo da parte. Prendiamo questo ragazzino qua, che è quello di fondo, ve lo faccio rigirare solo per una questione di comodità, ok? Non rigiratelo tutto perché non serve, mi serve solamente che rigiriate la parte superiore. Adesso con l'uso del metro, della cinta metrica da sarta, andate a fare un segno a 3 cm, una linea, disegnate una linea a 3 cm dal bordo su tutta la circonferenza. In questo modo avremo già una linea sicura su cui andare a cucire. La disegno. Allora, io che notoriamente sono amante dei puntini, ho fatto una lineetta con tutti i puntini, si vede? Sì. Ora cosa facciamo? Rigiriamo di nuovo questo ciaffonino qua. Rigiriamo ben bene, ritiriamo su ben bene questa parte qua. Ok. E siamo messe così. Ok? Prendiamo l'altro pezzettone e ce lo infiliamo dentro. E qua si vede già un po' della magia, ma fa niente. Siamo messi così. Ora rigiro in basso 3 cm, 3-4 cm di tessuto per liberarmi la parte superiore, ok? È venuto fuori! È vivo! Un vicchino! Antipatico! Le vif! Antipaticissimo! Nell'inserirli uno dentro l'altro, soprattutto se state facendo il nostro modellino con i disegni, ricordatevi di far combaciare sempre le cuciture laterali in modo tale che il disegno venga sovrapposto uno sull'altro, ok? Altrimenti si perde la magia. Mettiamo quindi pari la fodera interna di tessuto con la sola imbottitura e la blocchiamo con le clip. Ok? Prendiamo, come vedete, solamente la fodera interna e la parte imbottita. La parte della fodera esterna l'ho rigirata verso il basso per non avercela tra i piedi sostanzialmente. Che cosa dobbiamo fare ora? Dobbiamo fare una cucitura all'interno del nostro, ce ne metto un paio perché mi piacciono, lo so che tu arricci già il naso perché non ti piacciono, a me piace appiccicarcele. No, servono, ma troppe sì, sono ma mi piace, mi sembra di fare il bucato, mi piace. Ok, allora, mettiamo pari, come vi dicevo, la parte interna, ok,
all'imbottitura e poi andiamo a fare una cucitura all'interno del nostro cilindro, dove sulla linea che abbiamo disegnato prima. Quindi se avete fatto una linea intera, sulla linea intera, se l'avete fatta come me con tutti i puntini, andate a coprire la vostra linea con i puntini. Invece di fare una cucitura al bordo, cuciremo a 3 cm. Prego, cara. Una volta che abbiamo cucito il nostro orlo a 3 cm, riportiamo a pari la parte esterna. Ricordatevi che la parte di sotto scorre, quindi se siete un po' più in basso è sufficiente che la tiriate un pelino più su, che torna a pari, ok? Quindi cosa facciamo? Siamo tagliato pari. Esatto. Quindi cosa facciamo? Rimettiamo. Aspettate che mi allineo sul tavolo che faccio meglio. Rimettiamo pari tutto il nostro lavoro, qua davanti c'è la parte con l'applicazione, e andiamo a rigirare un orlino di mezzo centimetro sulla fodera esterna e un orlino di mezzo centimetro sulla fodera interna. Potete anche imbastirla questa robina che andiamo a fare, oppure la fermate con le clip. Qua ci vuole un attimino di calma. Sì, non ha bisogno di tanto fugnone. Spessore. Con tutte queste S. Spessore. Fagotto. Ma che fagotto? No, il fagotto è un'altra roba. Spessore. Vediamo che tengo presi. Sì, adesso andiamo. Stavo vedendo se l'avevo fatto bene, mi piaceva giocarci attorno un po'. Allora, fermate tutto con le clips, rigirando dentro sia l'orlino del bordo interno che la fodera esterna, e poi lo fermate sotto macchina con una cucitura il più possibile al bordo, che prenda entrambi, perché sennò pian pianino si apre. Quindi pian pianino andiamo a cucire di nuovo tutto quanto. Quante belle cuciture circolari che abbiamo fatto oggi. Quindi una volta ribattuto, guardate che si vede sotto, una volta ribattuta la parte sopra, andiamo semplicemente a cucire un pezzettino di velcro all'interno del nostro portabottiglia, da una parte e dall'altra. Li posizionate più o meno a metà per fare la chiusura, così, con un pezzettino di velcro. E sopra andate, vediamo, se vi piace, ad incollare i due bottoncini che fanno tipo due... Per coprire la cucitura del velcro. Sferette, ecco. Va bene, tacchiamoli. Sì. Eccolo qua, il nostro velcro per la bottiglia. Bello, allora, bello, cosa bello dobbiamo fare? Inserire all'interno una bottiglia d'acqua e chiuderlo. Sì, così. E lui rimane lì bello pronto con i suoi piccioni. È il suo orsettino che viene fuori di fianco. Ma se io lo volessi aprire, non faccio altro che aprire la parte superiore, tiro di lì che sì, io tiro di qui, e fare scendere la mia bottiglia, che rimane comunque al fresco perché è tutta contenuta. Abbasso semplicemente il mio portabottiglia, quando ho finito di bere chiudo e chiudo la parte superiore e sta fresca. Allora, noi abbiamo messo solo un puntino, cioè uno strap piccolo, se lo volete completamente sigillato, ovviamente mettete il velcro su tutta la lunghezza. Noi abbiamo messo solo un pezzettino, ok? Ci sta dentro tranquillamente la bottiglia da un litro, ma anche tutte le borraccine termiche che si utilizzano adesso un po' più eco-friendly. Bene, progetto di oggi finito. La Laura esce sempre dall'inquadratura perché non c'ha voglia di stare con noi. Eccola! Progetto di oggi finito, portabottiglia termico. Come vi ho detto all'inizio, il cartamodello relativo principalmente all'applicazione è in vendita sul sito internet, e sempre sul sito di internet countrydoll.it trovate il kittino con tutti i materiali per realizzarlo esattamente come il nostro. Contiene e conterrà una bottiglia da un litro, quindi la misura è per una bottiglia da un litro o per le borracce, ecco, borraccine comunque sempre da un litro. Progetto di oggi finito. Sì.
Quindi cosa ci resta? Semplice, estivo però, estivo, carino carino. E prepareremo comunque un nuovo video per giovedì prossimo. Sì. Perché ormai l'appuntamento del giovedì alle 8 resta un appuntamento fisso per i video tutorial. E ci saranno nuove sorprese in arrivo. Chissà. Chissà, chissà. Ci sono nuove cose niente. Quest'estate ricche di novità. Va bene, intanto buona serata a tutti. Ciao a tutti, ci vediamo prossima. Prossimamente. Ciao.